Avanti un altro! Piacere, piacere. Come si chiama? Cosimo. Da dove viene? Da Salerno. Cosimo, bel nome. Che cosa fa per lavoro? Spaccio principalmente. Ah, ok, ok. Un lavoro comunque spaccio comune. Spaccio sorrisi, ovviamente. Perfetto, spaccia dei sorrisi il nostro amico Cosimo. Cosimo, lei gioca per un c***o, perché non ha vinto ancora niente. E vorrei salutare mia mamma. Ah, vuole salutare la mamma. Sì. Come si chiama la mamma? Antonella. Un saluto, Antonella. Un saluto. Cosimo, il primo turno è un round a 4 domande. Se lei risponde bene a 3 di queste, può passare avanti. Paolo, sono un esperto. Ovviamente. Se ne sbaglia più di 2, come probabilmente sarà se ne torna a casa, coglione. È nato con gli scherzi a bambini, ha fatto video erotici e ora fa vlog. Chi è? Crazy Mad, Octi o Max Rando? Questa è complicata. È nato con scherzi a bambini, ha fatto video erotici, okay. E ora fa vlog. Crazy Mad. Bravo il nostro Cosimo! Ho messo in difficoltà con i video erotici. Complimenti! Io adesso faccio Laurenti. Chi ha rotto il naso Captain Blazer a Tenerife? Uno psicologo. Una spogliarellista, un tassista. Sono tentato di dire una spogliarellista, ma la risposta è un tassista. È bravo il nostro Cosimo, complimenti. Ma andiamo alla terza domanda. Le ricordo, Cosimo, che se vince questa andrà direttamente al Pini Gonzalo, che non abbiamo, quindi andiamo direttamente al cambio round. Okay. Come si chiama la seconda ragazza di Stepney? Sofia, Marina o Giulia? Allora, Marina è la prima. Sofia? Sofia! Complimenti, Cosimo! Complimenti! Ciao. Ha vinto un cazzo, voglio andarli a casa, dai! Avanti un altro! Buongiorno! Piacere, che stretta di mano, porca dio, dai che siamo a caro attrezzi! Andiamo avanti, da dove viene? Milano! La città di merda! Piena di Maranza, mamma mia. Perfetto, piena di Maranza, perfetto. È pronto per il gioco? Prontissimo. Le regole sono le stesse dell'altro, ma le domande per giuste, insomma, per passare sono 10. Vai. Allora, YouTube è nato nel 2011. No, fra 2008 o 2005? 2005. Bomba! Complimenti! Però potevate mettere tipo 2004 tra le risposte. Eh no, era 2001, ho sbagliato a leggere io. Il primo video su YouTube pubblicato in Italia è stato di Stepney, Zeb89 o Favij? Tra questi? Secondo me, Stepney sicuramente no. Ok. Zeb89. No, la risposta giusta era Favij! Complimenti, lei è un coglione. Non puoi più sbagliare. Tranquillo. Aveva un pappagallo come animale domestico. Ma che cazzo? Abbi 16 bit. Crazy Mad. Jumpy Tech. Ah! Chi è secondo lei? Crazy Mad. Ma complimenti al nostro concorrente. Lei è davvero, davvero intelligente. Andiamo avanti. Ha fatto video con i cibi più disgustosi di tutta YouTube Italia. Matte Bise, X Murri, ai Pantelli. X Murri è il nostro concorrente, passa direttamente al Piricozzaro. Avanti un altro. Sono sempre io, regà, il bando. Allora, lei ha la possibilità di scegliere un round composto da 4 domande come queste, oppure una domanda un po' più difficile aperta, ma una singola domanda. Lei ha la possibilità di fare questa scelta. Non me la voglio rischiare a 4 domande aperte. No, lei è un dobbiamo arrivare a 10 minuti e dobbiamo cambiare il video, quindi lei adesso sceglie l'altro. No, è basico, dura di meno. Lei sceglie l'altro domanda. Dura di meno, non mi interessa, io voglio fare legge il presentatore. Allora, è un'unica domanda molto difficile. Non credo che lei saprà rispondere, però è possibile. La data sul braccio di Surri nel suo primo tatuaggio cosa significa? Ha la possibilità per dimezzare il monte premi. La so. La sai? La so. E quando è estinto il mutuo è io sono un vero cazzotto! Oh mio dio, complimenti! Sì. Avanti un altro! Ancora lei! Porco dio! Sono che di rompere la coppa, dai! Ma guardi, questo è il mio studio, quindi non rompa il cazzo. Evidentemente Cosimo è in vantaggio rispetto a lei. E certo, ha fatto un round di più! Lei può scegliere di avere una domanda come la sua, okay, oppure 4 domande. Una domanda come la sua? Non ce l'abbiamo, quindi allora, Dennis Dosio si è recentemente tinto i capelli di bianco, rosso o nero? Che cazzo? No, non so, però lei non dovrebbe sapere. Bianco, che tutto... rosso o nero? Vai. Allora, rosso sicuramente, spero di no. Cioè, dopo le patatine Dennis Dosio è comunque un tipo pazzo. Bianco, complimenti, era giusta. E andiamo avanti. È uscito con tante ragazze nei suoi video, ma non è mai stato fidanzato con nessuno. Ok. Luca Campolunghi, Anima, Simone Berlini.
Stia attento perché è molto difficile. Questo è difficile. Stia attento. Tanti ragazzi comprende anche. Mi dissocio completamente da quello che ho detto. Allora, questa anche... la tagliamo. Simone Berlini. No, era Luca Dombolo. Ma sei la Alice Muzza, fra! No! Come no? Non è fidanzato con Alice Muzza. Non sei mai stato fidanzato. Mai stato fidanzato con Alice Muzza. Quindi siamo una giusta e una sbagliata. Ma non sto che sbaglia. Sbagliare. È il o la TikToker più seguito a in Italia negli ultimi 4 mesi. Ma scusi, sta parlando di un cazzo. Cioè... allora, wesh, è il TikToker più seguito in Italia negli ultimi 4 mesi. Alessia Lanza. Ok. Kabileim, Simone Berlini. Questa è una domanda trabocchetto, non è Kabileim. Ripeti. Alessia Lanza, Kabileim o Simone Berlini? Alessia Lanza. Alessia Lanza, complimenti. La voglio far vincere. Vai. Chi è lo youtuber che guadagna di più da YouTube? Mr. Beast, Sniper Wolf, PewDiePie. Mr. Beast. Ah, coglione, torni a casa, Sniper Wolf. 600 milioni di visione, come cazzo fa? Le do la possibilità di recuperare con una domanda molto più difficile. Vabbè, proprio regole inventate. Silenzio, lei non sta partecipando. Panetti, il noto... Ma qual è la domanda? Panetti, il... Pelato. Noto streamer. Ah, ok. Sì. Fidanzato con Barbara Marocco, Giulia Tascione, Marisiel Irum. Marisiel, come... Ma dai, ma lei allora vuole proprio andare a casa, porco Diaz. Cioè, ma lo dica, io gliene faccio un'altra, ma non è che posso andare avanti così. L'ultima, una difficile che mai... Era Giulia Tascione. Ma chi mica è Giulia Tascione? Allora, è uno youtuber che ha due softbox di... Zerbia, dai, faccia qua esperienza se vince. Zerbia, bravo, complimenti, avanti un altro. Sono sempre io. Ma lei è stato qui in una puntata precedente, se non erro? Sì, ho partecipato alla puntata del 2020, Paolo. Si ricorda? Un si ricorda quando ho sbagliato? Si ricorda l'ultima Lei è quello di amore! Sono ancora rosicante. Soliti salernitani. Ora le domande diventano più difficili. Porco di aspetto, sono andato manco io. La macchina di Kabileim è Ferrari, BMW o Mercedes? Questo è difficile, questo è difficile. Allora, Ferrari sicuro no. BMW, Mercedes... BMW. Ah! Andiamo avanti. Quanti anni... No, ha perso qui. Quanti anni ha Grembaud? 21, 19 o 22? È 2001, 21. 21, complimenti. Dopo che ha sbagliato quella di prima, che era facilissima. Emily Pallini è fidanzata con Ludwig, Greg William o Capo Plaza? Allora, Capo Plaza sta Gaia... Bianchi. No. Bianchi. Clerici. Ma lei fa i suggerimenti da subito. Aspetta, Ludwig? Emily Pallini, è fidanzata con Ludwig, Greg Willem o Capo Plaza? Sì, non è che può chiedere i suggerimenti da Ludwig, pubblico. Ludwig! Ma dai, ma... No, ma dai, ma sì, certo. Abbiamo ascoltato stessate in Sardegna. Allora, Ludwig. Silenzio tra il pubblico. Il video più virale di Golden Jumpy è... Il mistero di Botius. Vince più di 10 iPhone con un euro. Trucchi WhatsApp che nessuno conosce. Trucchi WhatsApp. Che nessuno conosce. Ha ragione! Oh, grande Golden Jumpy. Complimenti. Qual è il video più virale di Captain Blazer? Ok. Death Run Nabo contro Pro. Prova a non ridere, impossibile. Il primo che arriva vince 10.000 V-Bucks. Minchia. Io la conosco. Cioè, tu lo sai. Rifammelo. Death Run Nabo contro Pro. Prova a non ridere, impossibile. Il primo che arriva vince 10.000 V-Bucks. Death Run Nabo contro Pro sicuramente no, perché l'hai fatto con me. Ok. E poi qual era l'altra? Il primo che arriva vince 10.000 V-Bucks. Sì. E prova a non ridere, impossibile. Il primo che arriva vince 10.000 V-Bucks. No, era Death Run Nabo contro Pro. Ma come? Ma era solo in me? Quello che ti sono fatto mi ha fatto 6 bonus. No! Oh, qui se la cerco 3 ce l'ho fatta, eh? Quanti anni ha la sorella di Cap? 10, oh. 11, 12. No, che domanda è da fare? 10, 11, 12. È 2012 lei? No, ma fa il calcolo del fisico. No, non è 2012. 10, 11 o 12? 10, 11, 12. No, ne ha 11. Dai, ma non fa tu! Ma che gioco di me? Lei ha perso. Gioco finale con... Avanti! Non cambia, ragazzi. Eccolo! Ciao. È carico? È convinto di poterle... Devo rispondere al contrario. Devo rispondere al contrario. Sono 20 domande, è molto semplice, si prende tutta la calma del mondo. Che vuole? Assistente, lei è pronto? Prontissimo! Allora, si autoprema. Via! Ciccio Gamer o Gischianto, chi è dimagrito di 100 kg? Gischianto. È stato il primo... Capitan Blazer o Mattiz? Chi è stato il primo youtuber italiano minorenne a fare il milione su YouTube? Mattiz. Rimoldigno o Zoda? Chi ha fatto una carriera sulla musica dopo YouTube? Rimoldigno.
Raffaella Carrà, Regina Elisabetta, chi è morta qualche giorno fa? Raffaella Carrà. La Sabri Gamer, Lucy Lane, chi è fidanzata con uno dei mates? La Sabri Gamer. Gabriele Bagnato, Davide Pavalà, chi ha partecipato al coneggio? Gabriele Bagnato. Zerbino Captain Blazer, chi è la sorella TikToker? Capitan Blazer. La Suprema Los Amigos, chi ha origini spagnole? La Suprema. Rekins o Power, chi è stato il proprio player più forte di tale sport? Rekins. Il Massimo Luigi Leme contro te, chi è molto scuro nei suoi video live? Me contro te. Gaia Bianchi e Giulio Paglianiti, chi è che si è lasciato da poco con Rondo? Giulio Paglianiti. Phil o Joker, chi è lo youtuber di Moco? Di moto? Joker. Ha preso pure lui la moto, eh. Ciccio Gamer 89, Fabi J, chi ha preso un cornetto in faccia di una fiera? Ma che c***o? Phil o Joker, chi è lo youtuber di Moco? Joker. Ho detto Joker. Phil. Anzi, che ha detto Ciccio Gamer o... No, ho detto Joker, si è preso. Meno male che ho stoppato il timer, la regia Gamer era pronta. Vai, 3, si parte 2, 1. Luis o J-Ax, chi è il migliore amico di Fedez? J-Ax. Ciccio Gamer 89, Fabi J, chi ha preso un cornetto in faccia di una fiera? Fabi J. Lazzo Sfera, chi ha il simbolo dollaro euro? Lazza. Charlie D'Amelio e Edison Rai, chi è la TikToker più seguita al mondo? Edison Rai. No, Charlie D'Amelio. Charlie D'Amelio è la più seguita al mondo. Boh, a me mi ha messo così la regina. Ma che c***o? Mi scusi. Io leggo quello che c'è scritto. Ma Charlie D'Amelio è la TikToker più seguita. Andiamo a controllare. Fabio Rovazzi o Renato Zero, chi ha fatto un feat con Gianni Morandi? Renato Zero. Fa video per un... Jumpitech o Lion, chi fa video per un pubblico piccolo? Jumpitech. Lady Giorgia o Edison Rai, chi faceva video con gli slime prima di diventare TikToker? Edison Rai. Culo di merda. Che culo! Gianluca Vacchi o Luca Valori, chi è famoso per i meme di meno 100 sui suoi dipendenti? Luca Valori. Sì! Ha preso la sua rivincita, però non ha vinto un cazzo. Ciao, che gioco ha fatto?